Perché i milionari decidono di trasferirsi a Singapore? Per quale motivo Singapore è la giurisdizione con la più alta concentrazione di milionari al mondo? Questo è un primato che detiene dal 2009, superando Hong Kong. Per quale motivo i milionari decidono di trasferirsi a Singapore? Te lo dico dopo la sigla. Ciao, sono Luca Tagliatella e da oltre 20 anni mi occupo di Relocation Plan e pianificazione fiscale internazionale con l'obiettivo di massimizzare le libertà personale, fiscale e finanziaria dei miei clienti. Anche oggi ci troviamo nella splendida, meravigliosa cornice di Singapore alle mie spalle, paradiso offshore, forse il più importante paradiso offshore. Stiamo parlando del quarto centro finanziario per importanza nel mondo, è una repubblica democratica che ospita circa 5 milioni di abitanti e situata su un arcipelago di 58 isole. È obiettivamente un posto piccolissimo con una concentrazione di milionari impressionante. Ma perché i milionari hanno deciso di trasferirsi a Singapore? Sempre di più ne arrivano, tant'è che Singapore, come abbiamo visto in uno dei miei video precedenti, cui ti rimando, ha deciso di innalzare le soglie per aderire al Global Investor Program e quindi ci vogliono adesso molti più soldi, molti più milioni per provare a prendere una residenza permanente all'interno del paese. Beh, sicuramente uno dei motivi, o forse il motivo principale per cui i milionari decidono di trasferirsi a Singapore, è il sistema di tassazione. Quello delle company, sicuramente anche quello delle persone fisiche, ma è il sistema delle company a renderlo particolarmente interessante, a partire dalla corporate income tax a tutto il sistema di tassazione territoriale che contraddistingue questa parte del sud-est asiatico, perché questa parte, diciamo, dell'ex Commonwealth britannico, dell'ex impero britannico per la precisione, perché ancora fa parte del Commonwealth britannico, in cui è possibile utilizzare delle agevolazioni che derivano proprio dalla common law e che, dove ritroviamo quella terminologia che tante volte abbiamo visto citando UK, Irlanda, Malta, Cipro, quindi remittance basis, non domiciled, eccetera eccetera. Cerchiamo allora di fare chiarezza, capiamo qual è il fulcro del sistema di tassazione territoriale partendo dalla distinzione tra società residenti e società non residenti. Quando è che una company, che una società è considerata residente a Singapore, bene, devo andare a vedere dove si trova il consiglio di amministrazione, meglio ancora dove si trova il place of effective management, cioè chi è che mette mano nella strategia aziendale. Facciamo attenzione perché il daily management, il day by day management, non è considerato sufficiente, per cui devo andare a vedere proprio i directors dove prendono le decisioni. Se le prendono da qui, la società è considerata fiscalmente residente e quindi adesso vedremo con quali effetti all'interno della giurisdizione di Singapore. Nella misura in cui invece questi requisiti non sono soddisfatti, la società è considerata non residente. Potrebbe essere per esempio un non residente una società incorporata con sede legale a Singapore ma che ha il consiglio di amministrazione alle Bahamas, con effetti che vedremo in una seconda parte di questo video, per cui ti consiglio vivamente di rimanere qui fermo ad ascoltarmi. Nel frattempo ti ricordo che puoi iscriverti al canale per rimanere aggiornato con le notifiche e potresti anche pensare di mettermi un like che mi leverai alla fine di questo video se il contenuto non ti sarà piaciuto, ma ne dubito. Quindi cerchiamo di capire allora quando sei considerata una società residente ai fini fiscali quali sono gli effetti, perché sono tanti, molteplici e interessanti. In primis puoi applicare tutta la rete di trattati contro le doppie imposizioni, che sono piuttosto numerosi qui a Singapore. Ancora puoi ottenere, come dire, puoi accedere a tutte quelle che sono le agevolazioni interne, perché è vero che esiste una corporate income tax rate nominale del 17%, ma è pur vero che questo 17% si applica alla differenza tra ricavi e costi e quindi all'utile. Singapore, come tutte le giurisdizioni con un diritto tributario solido, evoluto, emancipato, ha chiaramente tutta una serie di agevolazioni che vanno a di deduzioni e agevolazioni tax allowances che vanno a ridurre il carico fiscale delle imprese, chiaramente però se sei considerato fiscalmente residente. Gli outbound dividend, cioè i dividendi che vengono eventualmente erogati verso l'esterno del paese, perché magari la società incorporata a Singapore e la subsidiary di una casa madre che si trova in un altro paese non subiscono ritenute in uscita, mentre è diversa la questione degli inbound dividend, cioè quando le subsidiary sono incorporate all'estero, la casa madre è singaporegna, il dividendo che entra
dobbiamo prendere in considerazione alcune caratteristiche, ma anche qui ti lascio con il fiato sospeso soltanto per rivelarti la verità sul dividendo tra qualche minuto. Nella misura in cui sei invece una società non residente ai fini fiscali, e allora dovrai prendere in considerazione la possibilità di dover subire delle ritenute in uscita sul tuo income, quindi l'income prodotto all'interno di Singapore a seconda della tipologia, nel momento in cui lo porti fuori potrebbe subire delle ritenute da conto. Quindi direi probabilmente dipende dalla struttura che cosa ti conviene fare, questo chiaramente lo si vede in consulenza. Cerchiamo allora di fare chiarezza su un altro grande concetto importantissimo, quello della tassazione territoriale. L'abbiamo già visto a proposito della Malesia nei video precedenti, quando abbiamo girato da Kuala Lumpur. Quindi parliamo di FSI, Foreign Source Income, cioè quando è che l'income delle società non è tassato, quando è esentato e come si fa a risolvere anche il problema eventuale della tassazione. Allora, intanto tutto quello che è prodotto all'estero in termini di income, di reddito, è tassato soltanto se si verificano tre condizioni. La prima è se lo rimetti all'interno di un conto corrente bancario del paese, tant'è che molte società di Singapore non hanno il banking a Singapore, ma hanno il banking tecnicamente in Hong Kong, qualcuno negli Emirati, qualcuno in Svizzera, tecnicamente in ogni caso non a Singapore. La seconda condizione per cui l'FSI, il Foreign Source Income, è tassato è quando viene utilizzato in compensazione di un debito acceso nella società singaporegna nei confronti magari di un fornitore locale, perché è chiaro che a quel punto stai spegnendo un debito che è stato acceso, che è territorialmente irrilevante all'interno del paese. La terza condizione per cui il reddito estero è tassato è quando viene utilizzato per l'acquisto di una movable o immovable property qui all'interno di Singapore. Quindi se con quel reddito la società di residente ai fini fiscali in Singapore, conto corrente a Hong Kong, vuole utilizzare i soldi di Hong Kong per comprare un immobile, magari la sua stessa sede legale, in quel caso quell'income è tassato e si riva alle aliquote della corporate income tax, e quindi su quel 17% di cui stavamo parlando prima. Se invece vogliamo parlare di esenzione, quali sono le condizioni tale per cui il reddito non è tassato? Allora, intanto, come dire, io come sempre cerco di semplificartelo, ma ti ricordo che è sempre necessario entrare in consulenza, soprattutto quando si va a parlare di offshore, perché le caratteristiche, i requisiti della detassazione, della minimizzazione fiscale, devono essere sempre visti in una case by case analysis, perché qui, soprattutto nei paesi a tassazione territoriale, dipende anche molto dall'atteggiamento dell'agenzia delle entrate, delle tax authorities locale, quindi molto spesso è necessario interpellarla preventivamente per ottenere delle agevolazioni. Non è così banale, non è così scontato, quindi non farlo e poi dici me l'ha detto il dottor taglia la tela, a meno che non sei venuto in consulenza con me, chiaro? Quindi, continuando, a quali sono le condizioni tali per cui il Foreign Source Income è esentato da tassazione? Tecnicamente sono due. La prima è una clausola che rivediamo spesso all'interno del diritto tributario internazionale, la Subject to Tax Clause, soggetta a tassazione. Cioè, mi dice, questa cosa si applica anche in Portogallo, mi dicono il dividendo che viene dall'estero, o l'income che viene dall'estero, ma tipicamente un dividendo, se si parla di società, un interesse, una royalty, quando è che è tassato? È tassato quando non è soggetto a tassazione all'estero. Ti faccio un esempio. Metti che abbiamo una società singaporegna con una controllata ad Hong Kong, la figlia, quindi la controllata, eroga un dividendo nei confronti della madre. Hong Kong tecnicamente ha una tassazione nominale del 16,5%, quell'income è considerato soggetto a tassazione, quindi se è rimesso a Singapore non è tassato. Un'altra condizione che deve essere soddisfatta è il tax rate nominale del paese da cui proviene l'income, perché, di nuovo, un esempio pratico, Hong Kong con una tassazione nominale del 16,5% soddisfa questo requisito, perché bisogna guardare l'aliquota del 15%. Sopra il 15% si applica la detassazione, sotto il 15% no. Per cui, se il dividendo proviene da Hong Kong, tax nominal rate del 16,5%, allora il dividendo a Singapore non è tassato, o meglio, è possibile applicare per una detassazione. Mentre se proviene per esempio da Cipro con una tassazione nominale del 12,5%, il requisito non è soddisfatto e quindi quell'income, una volta rimesso o comunque distribuito alla casa madre, deve essere tassato. Chiaramente anche in questo caso si ricorre poi alle convenzioni contro le doppie imposizioni, quindi anche in caso di tassazione del reddito e dell'income dell'FSI nel paese estero prima di essere rimesso, è possibile utilizzare lì i double tax treaty. Ti faccio un esempio, quindi una società di Singapore che per esempio ha una figlia, una società controllata in Malesia,
Venezia, che qui chiaramente è molto tipico trovandoci all'interno della penisola della Malacca. Pensa che Kuala Lumpur, Singapore, sono circa 45-50 minuti di aereo, ok? Quindi la società di Singapore eroga un prestito, un loan alla figlia, la figlia deve pagare gli interessi attivi sul prestito, perché tecnicamente nella fiscalità, nel transfer pricing, le prestazioni di finanziamenti intercompany devono tecnicamente quasi sempre essere fruttiferi, quindi la società figlia paga gli interessi alla madre, applica una ritenuta, una withholding tax del 7% in Malesia. Quel 7% che è stato a titolo di imposta in Malesia può essere recuperato qui in against, si dice, cioè quindi in compensazione con il 17% della corporate income tax. Per quanto riguarda invece la compliance delle società, anche qui chiaramente si applicano tutte quelle cose che voi conoscete da europei, quindi bilancio, dichiarazione, eccetera, eccetera. Non sono altamente complicate, ma chiaramente devono essere fatte con un professionista locale. Io sono Luca Taglialatela, questa è Singapore, devo dire che la città mi piace sempre di più. Se sei alla ricerca di un relocation plan o di una pianificazione fiscale internazionale per il tuo business o per la tua startup, io ti rimando al link in descrizione dove puoi prenotare una consulenza con me o con un membro esperto del mio team. Noi ci rivediamo nel prossimo video.